Era il 9 maggio del 1978 quando Aldo Moro fu assassinato dopo 55 giorni di prigionia. Lo statista italiano, tra i fondatori della Democrazia Cristiana, era stato rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo dello stesso anno. Al sequestro dell'onorevole Aldo Moro partecipò anche Franco Bonisoli, che dopo essere stato condannato a 4 ergastoli a metà degli anni Ottanta si dissociò dalla lotta armata, iniziando un percorso di giustizia riparativa che lo portò a incontrare Agnese Moro, figlia dello statista ucciso dalle Brigate Rosse. Di giustizia riparativa e di quell'incontro con Bonisoli, Agnese Moro ha parlato agli studenti della D'Annunzio nell'ambito di un evento organizzato presso l'auditorium del rettorato del campus di Chieti dal professor Michele Cascavilla, docente del Dipartimento di Sociologia Giuridica e Criminologia. La giustizia riparativa rappresenta un paradigma di giustizia alternativo a quello che si basa solo sulla pena, sui procedimenti giudiziari e sulla esecuzione della pena nelle carceri. È un tipo di giustizia che vuole valorizzare di più la vittima, affermare una visione diversa del reato come un'azione che non si limita solo a violare una legge dello Stato, ma a creare danni e lesioni nei confronti di un'altra persona. Un tipo di giustizia che ritiene che non sia sufficiente punire, perché la pena è un raddoppio del male, ma occorre che la reazione al reato tenga conto del fatto che ai danni vada posto un rimedio, una riparazione. La testimonianza di Agnese Moro rappresenta un elemento di grande utilità per comprendere le potenzialità riconciliative della giustizia riparativa anche quando trova applicazione per reati di grave entità, come il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta, a cui partecipò l'ex brigatista Franco Bonisoli. Mio padre è uscito di casa, io l'ho salutato, sono uscita, avevo 25 anni e non l'ho mai più visto. Il primo che io ho incontrato è stato Franco Bonisoli. Per me rimane ancora una cosa positivamente misteriosa, la generosità per cui loro hanno partecipato a questo percorso. Cioè, c'è gente che ha fatto decine di anni di galera, che ha scontato la sua pena fino all'ultimo giorno. Non devono più niente a me, non devono più niente a nessuno, perché desiderano conoscere me. Io sono un rimprovero vivente, ma la cosa che mi ha colpito di più di tutte è entrare in contatto con il loro dolore. Per me il dolore è mio, invece c'è un dolore terribile nel fatto di aver compiuto qualcosa di irreparabile. E tu l'hai fatto perché amavi i poveri, perché volevi che non ci fossero diseguaglianze, per delle cose buone, però all'atto pratico quello che hai fatto è lasciare per terra dei corpi di persone che non ritornano. E quelle non erano come tu pensavi che fossero, delle divise, dei simboli, delle funzioni, erano delle persone. Perché mentre io ti guardo e vedo il tuo dolore, tu mi guardi e improvvisamente mio padre non è più una funzione dello Stato. Mio padre è mio padre, è il papà di Agnese. E questo cambia qualche cosa, perché tu non ti senti più di aver compiuto un reato solamente che hai scontato, tu hai una responsabilità nei confronti di persone che hai ferito in maniera molto 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 grave. Questo tornare ad essere delle persone è una delle cose importanti della giustizia riparativa, perché loro sono dei reati che camminano, sono dei guerrieri, dei militanti, e io sono una vittima, e invece se condividiamo dei sentimenti piano piano torniamo a essere delle persone. Perché appena tu disumanizzi quell'altro e gli dici che è un mostro e lui disumanizza te, ti dice che sei una vittima e tu scompari come persona. Appena ritorno a essere Agnese e tu ritorni a essere Franco, allora torni a essere una persona e ci ritorno anche io. Perché si ritorna soltanto insieme. Questo secondo me è una delle cose importanti della giustizia riparativa. O tornano tutti o non torna nessuno.